Io ve l'avevo detto, ve l'avevo detto di stare tranquilli, di non fare affidamento sulla partita di Torino, che comunque mi avete fatto dannare. E potessi lamentarmi di... A proposito di qualcosa stasera, mi lamenterei ancora di quella. Però vi avevo detto, sin dalla sconfitta in casa immeritata col Chelsea, che noi saremmo passati. Che ci stavamo facendo più problemi di quelli che effettivamente ci sono stati. 2-4-0 di fila. Non mi sono sbagliato. Easy, easy. Vi ho detto che in Champions bisognava stare tranquilli, che comunque l'avevamo affrontata primo con un girone diverso dall'anno scorso, tu anche con una mentalità diversa dall'anno scorso. Non ci poteva essere partita migliore stasera. Cioè. Sì, io l'ho pensato il risultato così stasera. In realtà avevo detto 2-0. Abbiamo vinto 4-0. Di che mi devo lamentare? Stasera, ragazzi, serata d'oro. Dove non me la sento di dire niente a nessuno, di bocciare nessuno. Dove ognuno ha dato il suo contributo a portare a casa questa partita, anche quando vinci a 3-0, ragazzi. È difficile trovare uno che gioca male. Magari trovi uno che gioca peggio, ma uno che gioca male è difficile. Stasera però miro del culo perché volevo la tripletta di Giroud, che è arrivato così da farla. E secondo, invece, devo dare una nota di merito a un giocatore che hanno in poco osservato stasera, che hanno in pochi osservato stasera, e che però in partite così, ragazzi, non ti sarà l'occhio perché non lo vedi mai davanti la porta. Però è anche colui che ti fa vedere poco anche gli avversari davanti alla tua di porta, ed è Ismael stasera. Prima di tutti, prima di Giroud, prima di Leao, prima di Messias che ha segnato anche lui, prima di Krunic, grandissima prova, grandissimo gol da parte sua. Io voglio spendere due parole per Ismael Bennacer, che stasera ha fatto una partita allucinante. Lui e Tonali sembrano giochino insieme da 20 anni, sembra siano cresciuti insieme. Si sono presi Okafor. Poi si sono presi i Biondi, si sono presi insieme uno per uno gli attaccanti del Salisburgo. E se li sono, avete presente, no? Quando c'è un fuocherello, fum, lo spegni. Poi spunta di là, fum, lo spegni. Poi spunta lì, fum, lo spegni. Questo è quello che hanno fatto Bennacer e Tonali stasera. Ma Bennacer, secondo me, con qualche spanna in più di Sandro, che comunque non ha fatto una brutta partita, anzi, ha anche fatto l'assist per 1-0 di Giroud, quindi non possiamo parlare di brutta prestazione. Anzi, diciamo che mettendola sullo stesso piano, Bennacer è stato più difensivo, Tonali è stato più offensivo, ma insieme hanno fatto quello che a Milan si arriva stasera per mettere la diga, nonostante abbiano avuto diverse occasioni anche loro. Perché il primo tempo, se avevamo preso un gol, ci rodeva il culo, ma non sarebbe stata una novità. Buona prova anche della difesa. Kalulu, Tomori, Kjær ha difeso bene, ma in fase di impostazione ha sbagliato diverse volte e molte azioni loro sono partite da dei disimpegni errati da parte del giocatore danese. E Kalulu però, difensivamente, ragazzi, ha fatto la partita della vita. Ma di solito si usa l'espressione partita della vita quando tu non te lo aspetti e questo ti fa una super prestazione. No, partita della vita perché, ragazzi, cioè, era una macchina da guerra in difesa. Teo più offensivo. Anche lì, Teo e Kalulu, due terzini. Uno offensivo, uno difensivo. Studiata, preparata, perfetta.
perfetta questa partita. Non sembrava neanche di giocare con la stessa squadra con cui abbiamo pareggiato alla prima giornata laggiù. Che poi, anche lì, non avesse preso il palo Leao al 94esimo, staremmo a raccontare tutt'altra partita. Però vabbè. Gestione della partita enorme. Non c'era il rigore, perché tutti a parlare erano il rigore per il Salisburgo, no. Lì poteva sembrare, ma camera dall'alto è palese che Kalulu arrivi assolutamente prima sul pallone. Con gli individualismi abbiamo visto che abbiamo vinto la partita col colpo di testa di Giroud e anche il 3-0 Leao che si è preso palla, se li ha portati a spasso tutti e l'ha messa dentro. Il 3-0 Messias che ha messo a sedere il 31 e il fratello di Skriniar lo chiamo laggiù, che in difesa del Salisburgo c'era il fratello di Skriniar che era il 31 e il 22 che era il fratello di Leao e non sapevo come chiamarli, non penso si chiami sulle. Quindi molti individualismi. Però ragazzi, queste partite di Champions hanno una cosa. Sono giocate a ritmi velocissimi, è impressionante. Cioè, tu prendi una partita di Serie A e tu prendi una partita di Champions. La squadra, se tu guardi un big match di Serie A, sembra che vadano alla velocità quando tu giochi a FIFA, tipo con squadre scarsissime. Che il giocatore più veloce ha 60 di velocità a scatto e quindi portano palla così. Vai a vedere in Champions, la squadra meno quotata in Champions corre come delle bestie. L'ha dimostrato il Sassuolo, il Salisburgo, l'hanno dimostrato un casino di squadre. Anche oggi mi sono visto, prima del Milan al lavoro, mi stavo guardando il Real Madrid che ha vinto 5-0 con il Celtic. Risultato abbastanza onesto, ma io ho visto un Celtic che dal primo al 90esimo hanno sgroppato come dei cani, destra e sinistra del campo, a correre come dei pazzi. Cosa che se in Serie A ti metti a correre così ti danno del matto, ti danno del matto. E se questo fattore di giocare a questa velocità, cosa che il Milan stasera ha applicato, ma ha già cominciato ad applicare piano piano dall'inizio di questa Champions. Infatti, tutti i gol che abbiamo fatto sono derivati da azioni dove la velocità è stata predominante. Secondo me, fai dei passi ulteriori. Buono essere passati anche dal punto di vista economico, e soprattutto il Milan torna dove gli compete. È bello tornare là dopo 9 anni, perché mi ricordo l'ultima partita fu la disfatta di Madrid 4-1 con l'Atletico, mi ricordo gol di Kakà, avevo neanche 14 anni. Però oggi è il giorno 2 novembre 2022, è il giorno dove noi dobbiamo tirare una riga sopra la parola 9 anni. Come a maggio abbiamo tirato la riga sulla parola scudetto dopo 11 anni, Champions dopo 8 anni, adesso tiriamo la riga sopra gli ottavi. Tiriamoci la riga sopra. Basta fare questi calcoli di tempo, sono passati 2, 3, 4 mila giorni. Basta, è finita. Adesso il Milan è lì. Il Milan, questo è l'obiettivo minimo. Che poi siamo contenti, cioè sono il primo a essere contento, non fraintendetemi, perché qua se fraintesi, come è successo col Torino, è un vento. Adesso qua il Milan è qui, e questo è l'obiettivo minimo che ci dobbiamo porre ogni anno. Minimo. Come l'obiettivo minimo in campionato è arrivare ai quarti, l'obiettivo minimo in Champions è passare il girone. Che poi tu lo passi per primo, come secondo, quello è un dettaglio. Perché abbiamo dimostrato di saper vincere Champions arrivando secondi nel girone. Quindi quella ha poca rilevanza. Poi ovviamente se passi primo godi di più, per carità. Ma non è sempre detto che se tu passi per primo abbia poi il gioco più facile. Non è mai detto. Quindi, oltre a questo, in fondo al video volevo anche. C'è una cassa qua, ragazzi, non torna comodo appoggiarci il braccio.
Volevo anche approfittare per rispondere ad alcuni commenti post Torino-Milan, una partita che voglio totalmente rimuovere, ma che purtroppo, guardando la classifica, rimarrà fino a fine campionato. Mi dà ancora un po' il culo per quella partita, devo essere sincero, quindi vedete di un po' voltare pagina. Sono stato accusato di essere sceso dal carro alla prima sconfitta. Quindi, se sei una di quelle persone che l'ha pensato o addirittura ha commentato il video, io ti rispondo semplicemente: succhiami il cazzo. È l'unica espressione che mi viene in mente in questo momento. Io non sono sceso dal carro per una partita. Io ho analizzato la partita, pescatevi il video post partita, dato che siete anche bravi a commentare e a parlare, dovreste essere anche bravi ad ascoltare, perché c'è stato un coglione, ora non mi ricordo come si chiami, ma è un sessantenne coglione che invece che godersi la pensione, anzi forse se la gode, ma se la gode anche male la pensione, ha detto: ho ascoltato 20 secondi di video e ho già capito cosa volevi dire. Se sei un coglione, perché se sei un coglione. Cioè, adesso lo rendo pubblico davanti a chi vede questo video, sei un coglione. Quindi riportate, io non ci sono ancora i commenti, sei un coglione. Io ho specificato che la partita scorsa è stata una parentesi, che sicuramente, come fu una parentesi l'anno scorso Milan Spezia? Dopo le partite così, a caldo, appena è stato messo in atto il fischio finale, tiro del culo. E vorresti prendere a schiaffi tutti i tuoi giocatori. Ma non perché tifi Milan, qualsiasi squadra tu tifi. Dopo una partita così, vorresti prendere a schiaffi tutti i tuoi giocatori, l'allenatore. Io ho analizzato la partita, l'ho analizzata sotto il punto di vista obiettivo di quali errori sono stati fatti. Che l'ha persa Pioli, che ha Leao di qui, che Gabbia di là, che Tataruso hanno pure. E mi rode il fatto di doverci tornare sopra perché la gente evidentemente non capisce un cazzo. Ho specificato che la partita è stata una parentesi che ci sarà in futuro, ma sicuramente non ci sarà a breve, per fortuna. State tranquilli. Una cosa così succederà tra un po' di tempo. Anche perché poi capita a tutti, cioè, l'Inter ha perso a Udine. La Juve ha perso col Monza, quindi cioè, capita a tutti. L'anno scorso perse con lo Spezia in casa a Napoli, quindi cioè, è una cosa che succede a tutti, non è che succede solo al Milan. E siccome la parentesi, ripeto comunque, riprendo il discorso, siccome la parentesi è stata brutta, pessima, ho analizzato cosa c'era nella parentesi, una partita di merda, gestita male, soprattutto dall'allenatore. Ma ho anche specificato in fondo al video che oggi avremmo visto un altro Milan. E guardate qua, contro una squadra che, a mio onestissimo parere, è più forte del Torino. Abbiamo vinto, meritato, dominato e ci siamo presi quello che ci meritavamo. E non è che risalgo sul carro, io sul carro ci sono sempre stato, a differenza tua, coniglio. Lasciate like al video. Iscrivetevi al canale, domani giovedì uscirà The Last of Us. Mi raccomando, pronti? Baciozzo, vado a cena. E ci si vede. Ciao ragazzi.